Ben ritrovati qua su Tre Costa Smeralda nel nostro appuntamento con l'informazione. Oggi parliamo di turismo via mare perché dopo la stagione estiva le compagnie marittime si stanno già muovendo sul mercato, obiettivo appunto programmare il 2023 e stanno già proponendo sui loro siti sconti e riduzioni per i biglietti. Vediamo. Si profila un 2023 in crescita per il turismo via mare in Sardegna, trainato dalle previsioni di ripresa del traffico crocieristico, da una generale prospettiva di crescita di quello passeggeri indicata dai quattro porti dell'isola e dalla fiducia di marine e società diportistiche nei volumi di clientela attesi per il prossimo anno. E se il 2022 si chiuderà con 6 milioni di movimenti tra arrivi e partenze, la programmazione per i prossimi mesi è già a buon punto, così da soddisfare le esigenze dei vacanzieri, che concentrano la loro presenza nei mesi estivi da giugno a settembre, quando sulle navi si viaggia a pieno carico. E per non farsi cogliere impreparate, le compagnie hanno già aperto le prenotazioni, accompagnandole anche da riduzioni e sconti per incoraggiare l'acquisto dei biglietti. Si dice quindi che appunto il 2022 sia stato l'anno del revenge tourism. Il 2023 bisogna programmare da adesso? Sì, devo dire che il traffico marittimo è abbastanza già programmato perché noi oggi abbiamo già chiare quali saranno le frequenze, in alcuni casi frequenze anche ridondanti, molto ridondanti, cioè nel senso che su alcune destinazioni ci sono 3, 4, 5, 8 partenze giornaliere dai porti della Sardegna e questo è ovviamente molto importante, tutte peraltro piene. Quindi già noi abbiamo un'idea abbastanza chiara di quello che succederà nel 2023, ci stiamo attrezzando anche perché sono mesi in cui è necessario dare, soprattutto quelli estivi, diciamo da giugno a settembre, bisogna dare una risposta molto impegnativa anche da un punto di vista organizzativo. Però insomma abbiamo retto molto bene quest'anno, siamo un sistema portuale che può reggere, quest'anno chiuderemo immagino sui 3 milioni di arrivi e 3 milioni di partenze, quindi 6 milioni di movimenti. Sostanzialmente su quattro porti, e questo sicuramente è importante. Cresce l'offerta, cresce la domanda, frutto di investimenti, di rapidità da parte degli operatori a riprendere gli assetti prepandemici, così come di desiderio da parte dei turisti di tornare a fare vacanza. Tuttavia, i volumi non torneranno subito ai livelli registrati nel 2019. Per rivedere quei numeri, la crocieristica infatti dovrà attendere il 2024. Le crociere sono arrivate a zero nel 2021, il 22 hanno ripreso, ma hanno ripreso molto debolmente, nel senso che non si è arrivati neanche al 50% del traffico del 19. L'anno di ristabilimento dei numeri dovrebbe essere il 23 e forse ancora il 24, perché le crociere normalmente programmano con 24-36 mesi di anticipo, quindi stiamo lavorando molto intensamente anche su questa partita. In questi giorni di festa fa piacere anche una gita fuori porta, allora vi invitiamo a scoprire un territorio forse anche poco battuto dal turismo di massa, ma molto affascinante. Parliamo del Sarcidano e di Nurri in particolare. C'è ancora e sempre quel trenino verde, più che mai verde, a spiegare e raccontare questa storia, racconto di turismo e cose belle dell'isola nostra. C'è il Sarcidano e c'è Nurri, Sardegna, centro meridionale, c'è l'acqua e la storia nuragica. E allora cominciamo dal passato di Nurri. Luogo di Domus Dejanas, testimonianza di periodi pre-nuragici, nuragici romani e punici. Un melting pot, insomma, un crogiolo di sfumature storiche e sarde, tanto da ricercare alla periferia del paese di quel tempo una vera e propria città punico-romana. Avvicinandoci ai giorni nostri, non troppo però, ecco che nel Medioevo la comunità è sotto la tutela del giudicato di Cagliari, facente parte poi della curatoria di Siurgus. Poi, fine del giudicato, 1258, arriva il dominio pisano. Ancora qualche anno, 1324, altro passaggio agli aragonesi. A loro si deve la fusione con il ducato di Mandas. Intrecci di storia, insomma, per Nurri, paese e comunità di oltre 2000 anime più o meno, che resistono anche allo spopolamento, un po' come tutti i piccoli centri della nostra isola. Nurri è l'altezza, 600 i metri d'altitudine, Nurri e il vulcano spento, verde e acqua, colline completamente disegnate dalla nostra macchia mediterranea.
dove sughere, lecce e roveri fanno buona guardia sul tempo che passa. Scorre, insomma, lento, come l'acqua, appunto, dei due bacini, di Mulargio e Flumendosa, acqua e terra, terra madre, che restituisce al paese la sua vocazione agropastorale, che resiste pure lei, come la stazione già e quel trenino con cui abbiamo cominciato questa storia. E allora, periferia nord, appuntamento con il verde trenino che da Mandas ci porta dritti dritti fino alle rocce rosse di Tortolì Arbatax. Natura e cammino lento, nuovo segmento di turismo che in questa stagione 2022, da incorniciare, ha segnato una nuova era di scoprire le bellezze della regione, sempre la nostra. E ancora esperienze a Nurri con le camminate e i giri o le gite, fate voi, in canoa a battello. E non solo, c'è pure chi decide di soggiornare, meglio appostarsi qualche giorno, già qualche giorno, in silenzio, aspettando altre bellezze, aironi o anatre, solo per citarne qualcuna. Altre esperienze, turismo sportivo, quello della pesca a Nurri, sì, proprio lì, proprio qui, nell'acqua e nel verde, dove gli appassionati, e sono tanti, di pesca sportiva, si radunano e ancora aspettano le trote oppure la carpa e tante altre specie molto, molto particolari. Nurri, insomma, tra chiese tante particolareggiate, ognuna densa di cultura storica e artistica, Nurra dei laghi e delle viuzze del centro storico, ha scommesso sulla sua unicità e non solo, ha raddoppiato, stringendo alleanze con altri paesi, centri e comunità, orrori e sadali in testa, per raccontare e raccontarsi, farsi bella, farsi vedere, farsi notare. E il Nur Archeo Festival è una prova di lungimiranza e visione, di adattamento al presente e a quel trenino che continua a raccontare storie, le nostre. L'identità dell'isola e il suo codice genetico passa anche attraverso i tessuti, perché no, anche la moda. Allora c'è uno stile sardesco che sta conquistando sempre più estimatori. Vediamo. Scialli e corpetti, gonne ricamate o plissettate, segni di un'identità che sta conquistando sempre più il mondo del fashion. Sono i nostri e le nostre stilisti ad esportare lo stile alla sardisca, portato sempre più con disinvoltura anche dalle testimonial, attrici o conduttrici che sfoggiano con eleganza vestiti che traggono spunto dall'abito tradizionale sardo, lo stile alla sardisca. Privato dalle sue parti più legate alla tradizione, evoluto verso forme più comode, materiali provenienti dall'Oriente, sta diventando una moda che porta anch'essa l'immagine della Sardegna nel mondo. Siamo all'interno dell'atelier di Luciano Bonino, uno dei portatori dell'identità sarda. Esiste anche nella moda uno stile sardo, si può dire ormai esiste? Sì, più che dire, io lo chiamo, usando un aggettivo un po' arcaico, sardesco. Bisogna stare naturalmente attenti perché si usa molto la frase da tradizione e innovazione. Per innovare bisogna conoscere la tradizione, per trasformare una cosa, qualunque essa sia, la letteratura, il cinema, eccetera, bisogna conoscerlo a fondo, dopodiché farlo proprio e farlo diventare un'altra cosa. In che cosa si caratterizza questo stile alla sardisca, che ormai piace anche alle italiane e non solo? Ma intanto si contraddistingue dal fatto che l'abito tradizionale sardo ha continuato a essere utilizzato molto più a lungo rispetto alle altre regioni italiane. Diciamo che si può paragonare al costume tirolese, cioè ha avuto una lunghezza, ancora oggi moltissime persone di Desulo, molte signore lo hanno utilizzato, lo hanno esportato anche nel Campidano, quindi vuol dire che ha avuto un uso continuativo. Abiti delle mie collezioni praticamente antiche, quindi questi sono due Christian Dior del 1956, li ho messi qui in mostra perché questa collezione si chiamava Rose de Paris, quindi niente di meglio delle rose, quindi per conoscere quello che c'è già,
Questa manifestazione fa parte di Aperti Moda e mi piace segnalare anche il lavoro di tutti gli altri, di quelli che fanno i tessuti, che fanno le cerniere, che fanno le passamanerie, che fanno tutto, che sono quello che serve a noi per costruire un abito. From the place where you used to live, it's hard to stay and hard to leave. It's hard to cry your tears. Tre abiti che sono della mia collezione, che io chiamo la Sardesca, per cui queste gonne, eccole qua, hanno di ispirazione il grembiule tradizionale sardo. È una lavorazione particolare che si chiama Rebrodé, quindi si ricama su un già esistente broccato con i suoi ramage, dopodiché viene rielaborato con dei ricami fatti a mano. Per gli amanti del teatro potete ancora approfittare di questi 20 giorni per andare a conoscere un po' meglio il cartellone del Teatro dell'Armadio che viene proposto al Teatrex Ma. Vediamo. Gradito ritorno del Teatrex Ma che dal 25 novembre al 28 dicembre, con 14 spettacoli in 11 serate, offrirà una nuova stagione ricchissima di eventi, ideata e promossa dal Teatro dell'Armadio, una delle realtà più significative del panorama artistico regionale. Il Teatro dell'Armadio è il nome che ha dato Antonello Murgia, il regista della compagnia, quando al Teatro Valle nel 2006, non eravamo ancora formati, facevamo uno spettacolo che si chiamava Risvegli. Io, Antonello Murgia e Tiziana Pani uscivamo dall'armadio e il tecnico ci chiese: ma chi siete voi? Noi siamo quelli che escono dall'armadio. E da allora il nome ci ha accompagnato, è stato depositato e Antonello ci ha battezzato così. Dopo i limiti imposti dal lungo periodo di Covid, la compagnia riapre il sipario con un titolo significativo: Teatro Ogni Limite. Un cartellone ricco e articolato che presenta una qualificata vetrina dell'arte teatrale, dove si alterneranno generi diversi che andranno dal comico al tragico, passando per gli spettacoli musicali. Teatro Exma è il teatro all'interno dell'Exma, con tutte le sue varianti. C'è stata l'estate Exma, c'è stata la primavera Exma, e invece questo è il quinto anno che questa rassegna trova casa come compagnia residente all'interno di questo centro bellissimo, polifunzionale, dove le mostre Radio X, Camus, Exma convivono, collaborano per creare nuove possibilità artistiche e aprirsi a nuovi pubblici. Cos'è per voi il teatro? Il teatro è vita che dà vita ad altri, è quello che ci dà da vivere, è un lavoro, una passione, ma come tutti i lavori a volte può essere bellissimo, a volte può essere un lavoro. Abbiamo la fortuna però di fare il lavoro che ci piace, che non è poco. Siamo in un momento dove usciamo da un periodo molto duro, molto difficile per il teatro, di grande sofferenza, di grande costrizione, di grande disapprovazione, perciò è come parlare dopo una lunga apnea, dopo un lungo imposto silenzio, e quindi protestare attraverso la bellezza, la gioia, il ritorno alla vera condivisione, al vero momento tridimensionale che è in realtà il teatro. Non c'è niente di più moderno del teatro in questi termini. Adesso si parla di metaverso, ma in realtà il teatro è già molto più avanti, molto più antico di tutte queste cose ultramoderne. Ecco, una domanda personale: l'aspetto più bello per lei del fare teatro? L'aspetto più bello del fare teatro è l'attimo, il fatto che qualsiasi accadimento teatrale accade in quel momento, quel giorno. Gli spettatori per me sono dei testimoni di qualcosa che avviene, bello, brutto che sia, giusto, sbagliato, eccetera, al di là degli aggettivi, e non si ripeterà mai più in quel modo. E c'è una condivisione fatta di corpi, di anime, di qualcosa di cui non si parla più. In questi termini esiste una religiosità dell'arte, una spiritualità dell'arte. Per poter accedere agli eventi sarà necessaria la prenotazione gestita direttamente dal Teatro dell'Armadio.
Era l'ultimo servizio, grazie per aver scelto di stare con noi, con la nostra informazione, anche questa giornata di festa. Arrivederci.